Siamo qui con le doppie viti, questi fumatori accaniti che anche durante le interviste non smettono mai di fumare. Io non sto fumando. Le avete fatte sparire tutte! Che stai dicendo? Calunnie! Cos'è calunnia? Abbiamo smesso in questo calunnie. Momento. Ottima notizia, scoop esclusivo, le doppie viti smettono tutte di fumare. Stop, ricominciamo. Adesso tiriamo fuori le sigarette. Prego, prego, ricominciate pure. Allora, cosa ci fate di bello qui stasera al Fuori Fuori? Beh, innanzitutto un ciao a tutti i nostri amici di Piero da Saronno. Noi siamo qui per suonare questa sera, sì. Ci sono pezzi nuovi, proponete qualcosa di nuovo? Oppure torniamo a Non credo in nessun luogo che è deciso, tavolino, soli dall'almosso fin da quando ero bambino. Diciamo che i cavalli di battaglia non si possono, non possiamo farne bresaola. Abbiamo inserito anche nuove hit, sì. Inoltre abbiamo fatto i soldi, infatti continuava a chiamarmi Briatore perché ci vuole al billionaire, pare. Sì. Perché in bocca al lupo va in tutte le discoteche subito dopo il Pulcino Pio. Pare, sì. E il lupo, bravo, il Pulcino Pio, l'hai sentita, no? Era il remix, taglia. No, non puoi tagliare tutto quello che dico. Ok. Ma perché vi intervistate? Io non posso mai parlare. A te la linea, Kent. Io non posso fare continuamente domande se tu continui a dire che bisogna tagliare. Cioè, poi, cosa vi chiedo? Tanto chi siete? Siete famosi, lo sapono tutti. Perché non avete suonato a Festoria quest'anno? Non avete voluto o non vi hanno voluto? Questa puoi rispondere? Questa è pesante. Risponde il sindaco Cirio, che è il più diplomatico in queste risposte. Innanzitutto saluto tutte quelle persone che mi hanno votato in questi anni e vi voglio ricordare che a breve scadrà il mio mandato e spero che veniate tutti ai seggi a votarmi. E per quanto riguarda Festoria, fra 2 anni dovrebbe essere il ventennale, essendo una grande occasione, potrebbe essere l'occasione per rivederci sul palco di Festoria. Poi non si può mai dire, magari anche già l'anno prossimo. È l'anno prossimo? No, 94. 94? Ah, 94, allora l'anno prossimo. No, io mi ricordo che il primo anno è 94, esatto, 20 anni è giusto. In effetti anche il tuo mandato è scaduto da un anno. Non è che è scaduto. Non avresti dovuto dirglielo. Guardalo come è triste adesso. Oh, piango tantissimo. Tanto non si può sostituire un sindaco come me. Vero, rivotate il sindaco Cirio. E dalla batteria invece ci sono news. Vabbè, a parte la batteria nuova, che non c'era nell'altra intervista, non mi devo fare pubblicità, ormai faccio pubblicità. Ma niente, sto promuovendo una nuova linea di rullanti, praticamente, che si chiamano Treno Drums, giustamente, Made in Italy, Made in Treno. E niente, sta andando bene, ho dei buoni riscontri, funzionano bene, un bel suono, li uso anch'io giustamente. E niente, altre news non so, io più che il batterista non sono io, ragazzi. Io, cioè, sono il motore dietro, basta. Io devo pensare di non spegnermi mai e basta, tutto qua. Poi peraltro, no, per quanto riguarda le canzoni, sì, stasera abbiamo due sono new entry, diciamo, proprio new. Anche tre new entry, wow. Molto piacevoli, momenti particolari, suspense, roba afrodisiaca praticamente. Visto che le vostre canzoni sono tutte delle piccole favole, dei piccoli racconti, Vince, ci racconti una delle tre news, una come se fosse una favoletta? Cacchio! Quale racconto? Ma fondamentalmente proporremo 3 brani nuovi. Uno è Zanzare, che sarà il nuovo pezzo. Ma raccontane uno, perché poi uno lo racconta, lui uno lo racconta. Ah, ho capito. Io racconto Zanzare, va bene? Zanzare sarà la nuova hit dell'estate dell'anno prossimo, dove tutti balleranno sulle spiagge al ritmo di Zanzare. Vai. Che favola, ragazzi. Cosa devo raccontare io? Beh, i pezzi d'arte. Ah sì, vorrei ricordare che i nostri nuovi pezzi hanno un'impronta decisamente dark,
noi siamo un gruppo dark in quanto veniamo sempre pagati in nero. Scusa, mi è venuta in macchina, mi sembrava carina, vabbè. Sì, divertente. Ah, no, stasera, io sono darkissimo, come vedi, sono tutto nero come il Pulcino Pio. Quando... Esatto. No, l'altro pezzo nuovo in realtà è una bella favola perché è orientale. Le doppie viti, come quelle lampadine lì, le vedi, quelle Yonashikati Nasheti. Le doppie viti sperimentano anche nell'Oriente perché l'Occidente è limitato, l'Oriente è un... capito? Probabilmente i due nostri compositori hanno sniffato tutti gli incensi, sai quelli che vendono in metro? E sono venuti fuori con questa favola orientale. E parla appunto dell'uomo che si è un po' rotto le scatole di essere il classico Flavio Morsanuto, per esempio, ed è preso da tutte queste suggestioni, tipo non c'è una parola che finisca con un termine italiano, non so come spiegarla. Per esempio, io il testo dice vorrei fare l'eremita sull'Himalaya, ed è un sogno suo ma anche nostro, un mondo libero dal nostro cantante. È un sogno, sì, è un sogno. I doppie viti lì potrebbero spaccare anche in discoteca, tanto canterei io con voce remixata. Tipo, non credo a nessun ruolo che ha deciso a tavolino. Robot. Fai tastiere, batterie e basta, sì. Assolutamente, devi. Ma tu non avevi già detto che andrai sempre dritto verso le montagne con la tua chitarra, con una chitarra attraverso le dita, seguire la vita fin quando si può, quindi andare. Sì, l'avevo detto un giorno che ero Saronno e sono ancora Saronno, quindi i casi sono o ho fatto il giro e sono tornato qua, oppure... Finire su una canna di bambù, fermo. Sì. In equilibrio su una canna di bambù potresti finire. È Briatore. Pronto? Bri! Sì? No. No, non sfuggire, manca l'ultima canzone. Ma c'è Come le Hawaii, che è un pezzo dall'atmosfera tipicamente marittima, colori intensi di rosso, un forte odore di uva e cose fruttate, insomma, da accompagnarsi con una buona fetta di salame o della selvaggina. Ma tutte canzoni o di isole, mare, tipo quella del subacqueo, oppure della montagna, no, queste immagini, ma una in pianura, una bella canzone della pianura. Le zanzare, direi che le zanzare più che le zanzare, pianura, mi sembra che quella si legano abbastanza. Ma le zanzare ci sono anche al mare. Una canzone sul Po, sull'andare col Po da... Tra un po' arriverà anche la canzone. Dai, ti prego, lanciala, come potrebbe fare? No. Guarda che tutte le nostre interviste vengono declassate dai miei interventi. Allora, sull'Adda c'è una gallina. No, aspetta, è il Pulcino Po, non lo so. Basta, ricomincia, cut. Oh, che bello. Quindi dicevamo, oh, che bello, mi fingerò Ray Charles. Non sa chi dà il microfono, passo il microfono. Chi è lei? Fanno le facce, io te lo dico. Grazie alle doppie viti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Tiro un virus che si attacca alla fantasia e trasforma ogni fiaba in una pia-